Sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, il Consiglio dei Ministri di ieri ha dichiarato per 6 mesi lo stato d'emergenza nazionale in materia di immigrazione. L'unico precedente risale al 2011 con il governo Berlusconi e prevedeva un piano di equa distribuzione nelle regioni dei profughi provenienti dal Nord Africa. Tra sabato e lunedì nel Mediterraneo è stato un crescendo di nuove tragedie, sbarchi e operazioni di soccorso, numeri che hanno portato nuovamente l'hotspot dell'isola di Lampedusa al collasso.